Niente, oggi riprendiamo il nostro discorso sulla conferenza che avevamo tralasciato circa un mese fa e parleremo alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria. In particolare parleremo della magia pagana e della magia cristiana, la magia nera dei cristiani. E come punto di riferimento prenderemo i peccati capitali che usano i cristiani, che impongono ai loro adepti. Prima però, dal momento che oggi è il 6 aprile, cioè scusate, il 6 marzo, e ricordiamo sempre che non prendiamo le telefonate per la prima mezz'ora, vogliate aver pazienza a non telefonare, grazie. E vorremmo leggervi dal Sentiero d'Oro il concetto di Diana. Per i pagani, Diana è il principio femminile della vita. E il nostro omaggio all'8 marzo è ricordare che cos'è il principio femminile della vita per il paganesimo. Dunque, dal Sentiero d'Oro l'immagine di Diana, poi magari dopo vi parlerò anche, se avremo tempo, se Francesco mi lascerà spazio, vi parlerò anche della Devotio o della Devozio, secondo della pronuncia latina ecclesiale. Che pratichiamo noi e a cosa serve. Comunque, quando arriveremo ai riti, vi parlerò di questo. Dunque, dal Sentiero d'Oro, Diana. Diana è il principio femminile della vita. Diana è la luce del giorno quando abbaglia chi si affaccia alla vita. Se Diana è identificata col bosco e con gli animali femminili del bosco, è solo per una lettura molto approssimativa. La vita avvolge l'intero pianeta e il principio femminile ne è l'essenza fondamentale. Il principio femminile deve sostenere il continuo scontro col tentativo di dominio da parte del principio maschile. Il lato femminile del principio maschile vuole dominare e soggiogare il principio femminile per appropriarsi, costringendolo a soccombere. E nessuno mi chiede una spiegazione di questo passo. Il lato femminile del principio maschile si trovò impotente ad esprimersi in quanto veniva isolato. Si trovò allora ad allearsi al potere di avere, il quale, necessità di dominare il sistema sociale umano, trovò in esso un suo formidabile alleato. La donna venne relegata nella casa, serva di figli e mariti, costretta a generare figli dei quali era obbligata a prendersi cura, mentre l'uomo, fra virgolette, veniva liberato da quest'obbligo giuridico e morale in quanto gestore del comando sociale. Diana è il giorno, lo splendore. Ogni giorno dopo ogni notte. Diana è il cielo da cui la vita proviene, come regalo del sole. Diana è il principio femminile della luce, del giorno come Giove ne rappresenta quello maschile. Giove è il cielo, come essere in sé. Diana è la tensione del principio femminile che spinge per non essere soggiogato e costretto. Diana è la libertà dell'essere femminile dalle costrizioni del principio maschile, trasformatosi in comando sociale, soccombendo al proprio lato femminile. La psicologia dà una lettura storico-antropologica dei comportamenti attraverso i quali Diana prende forma, sostanza e coscienza, ma solo il veggente, attraverso l'alterazione della percezione, può scorgere l'enormità dell'essere chiamato Diana o qualunque altro nome in altre culture. Quest'essere è legato ad ogni essere femminile, di qualunque specie, e, attraverso le linee di tensione, riversa e riceve energia vitale, riversa e riceve energia vitale. Non come semplice ricevitore, ma come coscienza in grado di determinare direzione, qualità e quantità di energia vitale, sia in entrata che in uscita. Quest'essere, come tutti gli esseri, tende ad espandere se stesso attraverso l'espansione del principio di cui è sintesi e sostanza. Diana è in guardia affinché il principio femminile non venga mai messo in difficoltà e, nello stesso tempo, è pronta a fornire sostegno affinché ogni essere che può contribuire a liberare tale principio dalle costrizioni possa essere in qualche modo aiutato. Diana è pronta a cogliere ogni centimetro cubo di opportunità per sviluppare il principio femminile contro ogni costrizione. Dove sta la crudeltà del rito nel bosco sacro di Nemi? La crudeltà sta nel cuore degli occhi di chi guarda e non comprende lo svolgersi degli eventi. Il cervo più forte acquista il diritto di perpetuare il proprio DNA con molte femmine. Il femminile è. Il maschio deve conquistarsi il diritto. Certamente questo è crudele per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, che fanno della compravendita dell'essere umano, denominato donna, uno dei dogmi del proprio assoggettamento al loro Dio.
Dio maschio e padrone. Come il cervo maschio ambisce all'arem più grande, così il maschio che ambisce ad occupare quella posizione se la deve conquistare e deve saperla mantenere. Un sapere impossibile da comprendere per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, le cui posizioni sociali vengono acquisite leccando i piedi al più forte e costringendo il più debole a strisciare. Uccidere non è atto di crudeltà. La crudeltà è costringere qualcuno a vivere entro mura ristrette, costringerlo a fare qualcosa contro il suo volere, costringerlo a diventare cieco davanti all'esistente, costringerlo a mendicare la propria sopravvivenza nel quotidiano per interessi e scopi che nulla hanno a che vedere con la vita, ma legati a dispensare pulsione di morte ed energia vitale stagnata. La lotta per la vita non è crudeltà, è. Così l'essere si conquista il posto al centro del bosco sacro di Nemi, svolge un combattimento e diventa un nodo, il nodo. Attraverso lui transiteranno tutte le linee di tensione di quel bosco. Diana, la furia dell'esistenza, lo attraversa e, uscendone, riceverà le modificazioni che quell'essere gli imporrà. Egli è lo stregone del bosco di Nemi e il ramo d'oro è il suo divenire nell'eternità. Il ramo viene piantato per trasformarlo in albero e gli pianta se stesso per trasformarsi in un essere eterno. Il suo predecessore aspettava con ansia il momento nel quale sarà distrutto da un pretendente degno di quel posto. Egli metterà in atto la sua forza, la sua esperienza, la sua astuzia per battere il pretendente, ma non allo scopo di salvare la propria esistenza, ma lo scopo di selezionare l'essere umano più degno, fra virgolette, per sostituirlo. Egli sa che dovrà morire per mano di un pretendente. Egli sa che la morte del corpo fisico si trasformerà in nascita del corpo luminoso. Egli sa come la sua morte sarà immediata, ma nel morire vuole fare l'ultimo regalo a Diana. Chi lo ucciderà sarà effettivamente un essere umano più forte di lui. Sarà effettivamente colui che, attraversato da Diana, renderà costei più forte. Sarà effettivamente colui che attraverso Diana si trasformerà in albero del proprio divenire. Diana, non Artemide, protegge gli schiavi, o meglio, impedisce che la schiavitù si trasferisca dalle catene ai polsi al cervello, dalla costruzione materiale all'adesione soggettiva dello schiavo al proprio stato con l'abbandono di se stesso a tali condizioni. Diana è libertà, la libertà dell'essere umano femminile nella gestione del proprio sesso e della propria persona, la libertà del represso lungo la via della gestione di se stesso, la libertà dell'essere umano maschio di gestire se stesso senza essere costretto ad aderire a schemi o a dogmi. Perché Diana odia chi possiede mani onde soddisfare i propri bisogni? Incapaci di assumersi la responsabilità del proprio divenire, costui sottrae la vita ad altre mani, se ne compiace, chiama questo potere, balle, è solo possesso di catene, attraverso le quali costringere esseri della propria specie a soddisfare i propri bisogni, senza dare nulla in cambio. È potere di avere ottenuto distruggendo prima se stessi e poi l'oggettività nella quale si vive. La ferocia di Diana si esprime nell'atto di ribellione del represso, quando rivendica la libertà nei confronti dell'oppressore. Quest'atto non ha nulla di nobile, né la sua espressione assoluta, date le sue finalità. È violento, determinato, assoluto, crudele. L'atto stesso deve appagare tutte le sofferenze che l'oppressore ha inferto all'oppresso. Della schiavitù l'oppressore ne ha fatto un'arte, della mediazione, per la coercizione. Per l'uscita dall'oppressione non esiste un'arte, ma esistono atti violenti e feroci che hanno il volto e gli occhi di Diana. Costruire una morale sulla bellezza e la necessità dell'oppressione è di uno squallore tale che solo il fare degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra potevano concepire. La forza di Diana si espande oltre ogni fede e oltre ogni credo. Col concilio di Ancirra, in realtà editto di Carlo Magno, la vita viene messa al bando. Chi respira libertà verrà macellato. Nonostante questo, continuano le cavalcate al fianco di Diana. La libertà sparisce del tutto soltanto quando l'essere umano muore. Finché un barlume di vita attraversa il corpo, Diana offre la propria energia a coloro che, nell'ultimo rantolo, raccolgono la propria volontà per artigliare al collo il proprio oppressore. Diana cavalca silenziosa, nella notte, oppure si libra nel cielo stellato sopra un legno di nocciolo, o semplicemente trasportata dal vento, perché lei è la luce nelle tenebre, in cui il macellaio di Sodoma e Gomorra e il vigliacco di Nazareth avrebbero voluto precipitare l'umanità. Diana è una forza dell'essere natura, il principio femminile della vita.
Dhyana è essenzialmente una coscienza formatasi in relazione alle necessità dell'essere umano, il suo bisogno di cacciare tutte quelle forze concorrenti alla costruzione dell'oppressione. Fra gli esseri della natura, il potere di avere è una caratteristica dell'essere umano. Il bisogno di libertà per poter costruire il potere di essere è un bisogno dell'essere umano. Il principio femminile attraversa tutti gli esseri della natura. La congiunzione al bisogno di libertà è prettamente umana, anche perché il potere di avere dell'essere umano saccheggia la natura. Dhyana è alimentata da quanto di femminile è presente in natura, ma diventa più forte ogni volta che un cammino verso la libertà viene intrapreso da un essere umano, ancora di più quando i processi di trasformazione dei sistemi sociali umani imboccano sentieri atti a rimuovere le catene e ad estendere le ali della percezione. A Diana non importa se le vie intraprese sono processi lenti e calcolati, o concausati da situazioni particolari, o ancora da feroci atti di violenze. Questi appartengono al libero arbitrio delle scelte umane, all'uso della loro volontà. Diana cede e riceve energia vitale, non distribuisce giudizi morali o comportamentali, prerogativa fondamentale del macellaio di Sodoma e Gomorra e dei suoi servi, quando devono appropriarsi e mantenere l'appropriazione del lavoro delle mani dei loro schiavi. Sì, ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Gamma 5, questa è la trasmissione sul paganesimo, politeismo, stregoneria. Chi vorrà intervenire più tardi, fra un paio di minuti, può telefonare allo 049 700 700. Grazie Francesco. Prego, niente. Bene, questa è l'immagine che abbiamo dato di Diana e per noi ricordare Diana significa ricordare tutto questo e relazionarsi con questo. Questo è il nostro omaggio che facciamo all'8 marzo, perché noi la visione dell'8 marzo l'abbiamo soltanto da questo punto di vista. Le mimose le lasciamo ad altre persone, non ci interessano. Anche perché sono un omaggio a dei martiri defunti, per cui non appartiene al paganesimo, appartiene a un'altra tradizione. Bene, adesso invece chiuso l'argomento dell'8 marzo, vorrei parlarvi di alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria. Come sapete, è ormai da 3-4 mesi che vi spieghiamo le diversità che c'è fra il paganesimo e il cristianesimo e tutte le religioni monoteistiche rivelate, di cui quando noi diciamo cristiani intendiamo tutte le Sì, religioni difatti, rivelate. non è che ce l'abbiamo con qualcuno in particolare, con una chiesa, con un papa, con qualcuno. Tutto il monoteismo, a cominciare dall'Islam, dall'ebraismo, non ci appartiene e con loro ci sono delle differenze abissali che sono incolmabili. Non è che si No, possa, non è che si possa coprire qualcosa, nascondere qualcosa, certo. togliere. È incolmabile proprio. La lotta è sempre stata proprio fra monoteismo e politeismo. E essenzialmente anche la pratica del fare, cioè la pratica della magia che si oppone. Cioè quando noi parliamo di magia, parliamo di ogni atto che noi facciamo, cioè ogni atto nel quotidiano in cui viene coinvolta la nostra attenzione e pertanto concentriamo noi stessi, è un atto magico. Per cui diventa magia nera tutti quegli atti in cui concentrando l'attenzione si blocca lo sviluppo degli esseri. Questa è la magia nera. Mettere in ginocchio esseri umani è attività di magia nera. Questo deve essere chiaro. Allora, terza parte, i peccati capitali. Sarebbe stata la terza parte, ma in realtà la seconda parte non la faccio, la salto, me la terrò per un giorno in cui ho bisogno di arrabbiarmi un Quando pochino. sarà troppo, quando sarà più matura o sarà bisogno di Sì. maggiore Attraverso scontro. il concetto di vizi capitali, la Chiesa Cattolica ha combattuto il divenire degli esseri umani attraverso la pratica della magia nera. La magia nera consiste nel distruggere il divenire degli esseri. Vediamo un po' questi peccati. Lussuria. Attraverso l'accusa di lussuria, la Chiesa Cattolica ha combattuto il bisogno sessuale umano al solo fine di costringere sottomissione e fobie con quanto ne consegue. La violenza sessuale, gli stupri, la violenza sui bambini è responsabilità diretta dei cristiani e dei cattolici in particolare. È la risposta alla violenza che loro hanno socialmente imposto al fine di distruggere il divenire sessuale degli esseri umani. Si miete ciò che si semina. Orgoglio. Attraverso l'accusa di orgoglio, la Chiesa Cattolica ha combattuto, e i cristiani in generale chiaramente, ha combattuto il bisogno di sapere e di espansione dell'individuo, la volontà attraverso la quale espandeva la propria coscienza e la propria consapevolezza. La Chiesa Cattolica pretendeva di imporre ad ogni risultato del divenire umano il concetto secondo cui questo non era frutto della volontà umana, ma del volere e della bontà del suo Dio, come atto di distruzione del bisogno di libertà degli esseri umani.
In pratica diceva, se tu hai raggiunto questo risultato è un dono del tuo Dio, non è la tua forza, non è il tuo volere o la tua volontà, te l'ha dato Dio, ringrazia Dio e mettiti in ginocchio davanti a Dio. Gola. Attraverso l'accusa di gola, la Chiesa cristiana e cattolica in particolare, ha affamato gli esseri umani per renderli più deboli e pronti ad essere sottomessi. Infatti imponeva anche i digiuni. Avidità. Attraverso l'accusa di avidità, la Chiesa cattolica ha combattuto il desiderio degli esseri umani di uscire dal suo dominio e dal suo controllo. L'avidità nasce come reazione alla privazione. La Chiesa cattolica ha sempre privato gli esseri umani di tutto, di cibo, di ozio, di bevande, di casa, di terra, di benessere, e ha finito per accusare di avidità chiunque si sottraeva al suo controllo e al suo dominio. Ira. Attraverso l'accusa di ira, la Chiesa cattolica e la Chiesa cristiana in generale hanno combattuto il bisogno di giustizia degli esseri umani. Hanno preteso assoggettamento alla propria ferocia e al proprio dominio. L'ira è l'ultimo atto attraverso il quale un essere umano rivendica davanti all'oggettività il proprio diritto a rivendicare il proprio potere di essere, quando l'oggettività è dominata dal potere di avere, il cui scopo è quello di metterlo in ginocchio per appropriarsi del suo essere. Accidia. Attraverso l'accusa di accidia, le chiese cristiane, quella cattolica in particolare, hanno combattuto il bisogno degli esseri umani di determinare il loro divenire. L'accusa di accidia veniva rivolta alle persone che non operavano immediatamente secondo i dettami della Chiesa cattolica, ma preferivano sospendere il giudizio ed agire secondo la propria riflessione. La Chiesa cattolica ha sempre avuto in orrore quegli esseri che estraevano potere da sé, anziché essere sottomessi ed obbedienti ai voleri delle gerarchie cattoliche. Con l'accusa di accidia, la Chiesa cattolica intendeva distruggere la capacità degli esseri umani di determinare se stessi e il proprio fare nell'oggettività. Invidia. Attraverso l'accusa di invidia, le Chiese cristiane e quella cattolica in particolare, hanno combattuto il bisogno degli esseri umani non solo di chiedere giustizia, ma di promuovere se stessi. Perché lo fai? Per invidia, era domanda e risposta imposta dalle gerarchie cattoliche. Ogni gerarchia cattolica, in quanto anche il gerarca cattolico più piccolo e squallido, era uguale nell'umiliare gli esseri umani più deboli. Venivano accusati di invidia chiunque promuovesse i diritti sociali che non fossero quelli di chiedere la carità e l'elemosina ai più forti socialmente. Accusando di invidia, la Chiesa cattolica intendeva e intende spegnere ogni diritto alla promozione sociale e al divenire di ogni singolo individuo, mantenendolo in ginocchio e a propria disposizione. I 7 peccati capitali venivano imputati agli esseri più deboli, non venivano mai imposti ai superiori. In altre parole, la Chiesa cattolica sviluppava la relazione delle galline all'interno del pollaio, dove la gallina A determinava i peccati capitali di ogni gallina del pollaio per preservare il proprio ruolo gerarchico. La gallina B determinava i peccati capitali di tutte le galline meno che alla gallina A. La gallina C determinava i peccati capitali nei confronti di ogni altra gallina meno che alle galline A e B, e così via. Per i cattolici non è importante la giustizia, è importante conservare il dominio. Non importa con quali mezzi, con quali metodi, con quali mediazioni. L'importante è il dominio. Per far questo, distruggono il divenire degli esseri umani attraverso l'esercizio della magia nera. Ricordiamo ancora, la magia nera è quell'arte mediante la quale qualcuno priva del divenire gli esseri umani, mettendolo in ginocchio per poter disporne a piacere. Per costruire un cammino di sviluppo del paganesimo è necessaria. Vediamo un po' questi peccati capitali letti dal punto di vista del paganesimo. Lussuria, liberare la sessualità dal possesso, dalla violenza e dalla fobia, con la quale i cattolici l'hanno coperta. Orgoglio, è necessario compiacersi dei risultati di sviluppo soggettivo ottenuti e, guardando in faccia il circostante, continuare a svilupparsi e ad espandere il proprio potere di essere. Gola, è necessario soddisfare i propri bisogni, senza per questo dipendere da una specifica soddisfazione, né essere sottoposti ad una privazione. Se io voglio farmi una dieta o voglio non mangiare, sono affari miei, ma nessuno me lo deve imporre. Dipendenza e privazione portano alla distruzione del divenire dell'essere. Avidità. È necessario essere avidi di quanto può sviluppare l'essere umano nel circostante. Essere avidi di qualunque cosa contribuisca a sviluppare il potere di essere. Non sappiamo di quanti istanti ancora disponiamo per sviluppare il nostro corpo luminoso. Ira. È necessario produrre e dimostrare ira quando le regole sociali
o della vita vengono manomesse o disprezzate da chi è socialmente più forte al fine di sottomettere l'essere umano più debole. È necessario sviluppare l'ira, anche se è sempre preferibile scatenare nervio piuttosto che furia. Accidia. È necessario sospendere il giudizio e non farsi coinvolgere emozionalmente da chi intende assoggettare gli esseri umani, coinvolgendoli in operazioni pietistiche e distruttive. L'azione deve essere sempre determinata dal singolo essere umano e non da questi subita. Invidia. È necessario guardare con disprezzo chiunque ha ricevuto vantaggi attraverso il potere di avere, sottomettendo gli esseri umani o rubando il loro fare. È necessario guardare con disprezzo chiunque sottomette gli esseri umani socialmente più deboli per soddisfare i propri bisogni determinati dal potere di avere. Ricordiamo ancora. La magia è l'arte attraverso la quale l'essere umano costruisce il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Ricordiamo ancora. Il paganesimo è la relazione fra il potere di essere del singolo essere umano e il potere di essere di ogni singolo essere presente nel circostante. Francesco, ti lascio la parola. Sì, beh, adesso da questo momento in poi diamo il via alle telefonate. Chi vuole intervenire può telefonare con prefisso 049 al numero telefonico 700-700. Nel frattempo io faccio alcuni commenti anche di attualità. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che si sta avvicinando purtroppo la dichiarazione dei redditi e bisogna stabilire a chi dare l'8 per mille. L'importante è soprattutto non darlo a quelle organizzazioni di tipo cristiano, a cominciare dalla Chiesa Cattolica, che possono utilizzarli per essere strumentalizzati. Ebrei compresi, purtroppo. Lo Stato, beh, è uno Stato che è una parrocchia del Vaticano, però purtroppo bisogna cercare di scegliere il male minore. In questo caso scegliamo per lo Stato almeno direttamente questi soldi non vanno alla Chiesa Cattolica. Quando un giorno potremo, faremo pressioni affinché lo Stato le usi direttamente quei soldi in maniera diversa dai cattolici. Sì, gli elementi che ci danno anche motivo di dire di non dare l'8 per mille, lo possiamo vedere anche in questa settimana sui giornali cosa c'è stato. Abbiamo avuto tutta una serie di manifestazioni del potere di tipo papale in Italia, molto forti. Abbiamo avuto che il Papa ha messo un commissario di controllo a una casa editrice che è scadente perché è cristiana, che è come famiglia cristiana. Abbiamo visto che hanno dichiarato che se una persona si pente e nel matrimonio usa i preservativi può essere perdonata, e abbiamo avuto appunto tutti questi comportamenti che hanno dimostrato chiaramente qual è la volontà di dominio, cioè nel senso la necessità di leggere quello che a loro fa più comodo, anche se viene dalle loro tesi, anche se viene dalle loro parti, viene col loro nome. Il fatto è che bisogna pentirsi di un comportamento di cui non bisogna assolutamente pentirsi perché è un atteggiamento libero. Di conseguenza, per fermare queste persone, che sono persone che se potessero arriverebbero con l'inquisizione, cioè nel senso che non è che loro si trattengono, non lo fanno soltanto perché il momento non è buono, però se fosse nella loro facoltà, nella loro possibilità, qualche bel errore potrebbero cominciare ad accendere fin da adesso. Mi sembra che forse il telefono no, ecco, di conseguenza io torno a ripetere e insistere, mi raccomando, l'8 per mille almeno non datelo direttamente alle organizzazioni di tipo cristiano monoteista, perché sono soltanto un elemento nocivo, e io questo lo ripeto anche perché appunto si avvicinano le scadenze per gli autori dipendenti del 7.30, per gli altri del 7.40, di conseguenza nel momento in cui dovete firmare non datelo almeno alle organizzazioni tipo cristiano. Io voglio anche ricordare alcune cose che sono un attimino diverse. Ricordo sempre che chi vuole telefonare può intervenire telefonando allo 049 700 700. Un nostro collaboratore dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, di cui do l'indirizzo, dell'istituto è casella postale 53 36063 Marostica, ha pubblicato un piccolo racconto pagano su una rivista che si chiama appunto Futuro Europa. La casa editrice che pubblica Futuro Europa è la Perseo Libri SRL di Bologna. Il recapito della casella postale 12.240, il CAP 4.138. Scrivete che può essere una lettura interessante. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Ciao. Ciao Francesco. Ciao. Dicevo che le religioni cosiddette maschiliste, le definisco tali perché non sono un tecnico, perciò non ho altro a disposizione per spiegarmi meglio, e intendo per maschiliste quelle specialmente monoteiste che hanno la prevaricazione sulla femmina,
sull'essere femminile per me è una debolezza, cioè è essere monchi in quel modo. Esatto. Perché l'esistente, io non parlo di creazione, parlo di esistente, no? Quello che io ho trovato qui, senza andare alla ricerca di chissà che cosa. L'esistente non è monco, non so se rendo l'idea, cioè non mi spiego questa, che per me è una deficienza elementare, direi quasi. Mi permetto di dir così, anche se sarò aspramente criticato. Però nel momento in cui escludi la donna, in un certo senso, è una zappata sui piedi, insomma, non so come spiegare. L'essere femminile non è solo fa parte integrante, ma è un tutt'uno col maschio, insomma. Certo. E forse... No, è superiore, cioè nel senso che... Non so... All'interno della natura è lei che governa. Ma se tu prendi anche una statua qualsiasi... In Oriente, indipendentemente che sia maschio o femmina, le mammelle sono pronunciate. È vero. E noi maschi abbiamo stranamente le mammelle, e ho chiesto ancora spiegazioni e non le ho mai ricevute. Noi abbiamo le mammelle. E vuol dire che abbiamo una parte della donna, o no? Cosa sono qui postizie, per caso? No, nulla viene per caso, nulla c'è per caso. Esatto. E la donna evidentemente è stata riscontrata benissimo, io penso, che abbia degli ormoni maschili e viceversa, sì. In parte. Sai, nel 1800, no, cioè tutte le religioni rivelate di cui noi parliamo, sì, sono molto antiche e partono dal presupposto che la donna sia un vaso vuoto, un contenitore vuoto, in cui l'uomo mette il seme. Sì, ma da quando nel 1800 si è scoperto invece che la donna partecipa in prima persona alla nascita, cioè che il suo contributo è fondamentale, certo, è crollato tutto il palco, no? Cioè, ma proprio io in maniera elementare, perché non ho una cultura così elevata da spiegare scientificamente determinate cose, però io dico a buon senso, siete monchi, e mi rivolgo a quelli che hanno il Dio supremo maschio. Ma è tremenda questa roba qui, proviamo a pensarci sopra. Ma guarda che questi concetti facevano parte anche del paganesimo. Ma se tu pensi, Giampaolo, che ad esempio Cristo non ha mai un uomo sessuale, non se ne parla mai, non si vede mai neanche nelle opere d'arte. Ma non lo so, sì, ad arte, perché quando parliamo di opere d'arte, figuriamoci il teatro che c'è dentro, scusatemi, certo. Perché io dipingo e provengo proprio dalla ritrattistica e paesaggistica in genere. Poi mi sono dato all'informale e via. Però voglio dire, le emozioni che può scaturire da ognuno di noi, anche vedendo un uomo dipinto, un uomo di 2000 anni fa raffigurato, ma figuriamoci il pittore, cosa gli passa per la testa a un pittore? Sì. Gli altri si inginocchiano davanti a quello che ha fatto il pittore, insomma. Sì, esatto. Non parlo come opera d'arte adesso, parlo come manifestazione religiosa di uno che va bene, che ha le sue immaginazioni per la testa, certo, ma figuriamoci cos'è un indovino allora, un pittore. Non so, insomma, ha avuto le visioni. Comunque vi ascolto molto volentieri, e ci sono delle contraddizioni macroscopiche dentro, dai. Vi saluto. Certo. Ciao. Difatti, appunto, è sintomatico che ad esempio nella nostra società il problema che esiste nella raffigurazione, che nella pubblicità, ad esempio, è ancora ammesso, ad esempio, il nudo femminile, sono più problemi per il nudo maschile. E poi soprattutto quando, ad esempio, viene raffigurato un organo genitale maschile, c'è sempre lo scandalo, proprio perché noi abbiamo un Dio Cristo, che è sempre raffigurato, ad esempio, con gli organi genitali coperti, cioè nel senso che noi abbiamo, ad esempio, le divinità antiche, avevano sempre una manifestazione della propria sessualità, sia che fossero maschile, sia che fossero femminile. Basta pensare, ad esempio, ad Artemide, ad esempio, aveva molti seni, o basta pensare, ad esempio, alle vene del Neolitico, che avevano sempre dei seni molto pronunciati, e, o le divinità, ad esempio, i tifali, che noi, ad esempio, abbiamo la divinità antica di Grecia, che era Priapo, che veniva sempre raffigurato col pene eretto. Noi, ad esempio, nel caso, ad esempio, del Dio dei cristiani, che è quello più diffuso, perché ad esempio nel caso degli ebrei è talmente vacuo che non ha neanche un corpo, nel caso dell'Islam Allah non si sa dove sia, abbiamo i cristiani che lo raffigurano sempre con i genitali coperti, cioè nel senso che non hanno una sua sessualità. Invece, al contrario, tutte quante le religioni le religiosità di tipo pagano hanno sempre una raffigurazione degli organi genitali e prevedono una forma di sessualità.
anche tutti i problemi che esistono, ad esempio, per quanto riguarda le discussioni sulla sessualità e su altre cose, sono sempre derivate dal fatto che esiste una divinità che non ha avuto una vita sessuale. Noi abbiamo, ad esempio, che, tanto per dire, nel caso, se fossero veri i genitori del nostro Dio dei cristiani, non hanno mai avuto nessuna forma di rapporto sessuale, addirittura si vanta appunto della verginità inviolata della Madonna, e questo è significativo per dimostrare che si voglia togliere alla possibilità alle persone di avere dei modelli su cui uniformarsi. Noi abbiamo ad esempio negli antichi che abbiamo delle forme diverse di sessualità, abbiamo ad esempio Zeus, pur che per raggiungere i suoi scopi cambia la sua sessualità, si manifesta sotto varie forme, noi si tramuta in pioggia d'oro, si tramuta in toro, si tramuta in aquila. Di conseguenza questo significa che le varie forme di sessualità che esistono permettono all'uomo di avere un modello di riferimento. Cos'è che abbiamo noi di riferimento nel monoteismo? Non abbiamo niente come sesso, abbiamo soltanto la limitazione alla forma, ad esempio, della procreazione, cioè nel senso di uno scopo riproduttivo, tipo proprio quasi mercantile, cioè sei capace solo di riprodurre e basta, cioè devi solo produrre e basta. Questo logicamente dà l'avvio anche a delle considerazioni di tipo, diciamo, politico, cioè nel senso che va a finalizzare la propria esistenza non in quanto realizzazione propria, ma in quanto di realizzazione di uno scopo che non è tuo. Cioè, dovrebbe essere permesso a tutti di decidere di cosa diventare, cosa fare, cosa essere. Questo nel monoteismo non avviene assolutamente, cioè in quanto loro dicono chiaramente tu ti devi uniformare alla parola di Dio, tu non la puoi modificare, e se esci da questo seminato sei un peccatore. Noi abbiamo il diritto, dice sempre il dominio monoteista, di reprimerti in quanto sei peccatore, possiamo arrivare alla tua distruzione in quanto dobbiamo salvare la tua anima. Questo appunto è un'atrocità. Il paganesimo e il politeismo, la stregoneria, non hanno mai imposto delle forme di comportamento di tipo sociale, di tipo religioso, di tipo anche sessuale. C'è stata sempre la massima libertà. Non hanno mai avuto il bisogno di codificare delle regole, delle leggi, dei comportamenti. Hanno sempre avuto delle divinità che hanno permesso a queste persone di entrare in questo mondo religioso. Sì, ciao Maria. Dimmi. Pronto? Pronto? Pronto. Sì. Mi senti? Sì. Dimmi. Parla pure. Volevo... perché non ho la radio qua. Va bene, dai. Va bene, vai. No, volevo dire sì? Che i due estremismi sono sempre brutti, destra e sinistra. Gli estremismi non vanno bene da nessuna parte. E se questo è successo, è molto colpa anche della sinistra, che ha voluto imporsi in una maniera tale a certi meccanismi. Vedi quella volta... in Russia, andavano giù in ginocchiarsi, questo è stato l'errore della sinistra. Maria, scusa, noi non ci interessa parlare di politica o errori di destra o di sinistra, noi stiamo parlando di religione. Scusa. Capisci? Cioè a noi la politica non ci interessa e abbiamo evitato... Ho sbagliato. No, era la trasmissione di Franco prima. Forse ti accenni la trasmissione di Franco che ha fatto prima. No, quella di Franco. Noi non stiamo parlando comunque di destra o di sinistra, eh? Ma non ho sbagliato trasmissione. Può darsi che hai sbagliato trasmissione. Ciao Marietta. Ma io voglio dire sì? Che gli estremisti sono sempre brutti, in tutti i sensi. Invece ci vuole sempre moderazione nelle cose. Va bene. È un pensiero gentile, sì, sì. Buono. D'accordo. E allora va sempre bene tutto. Ma quando uno vuole sostenere una cosa che... deve essere per forza quella, non è detto. Maria, non rientra nella trasmissione nostra. Scusa, grazie, ciao. Ciao. Sì, ricordiamo che chi vuole intervenire può... Pronto? Sì, buondì, Marco. Ciao Marco. Senti, a proposito del come si è vista donna all'interno della religione, no, cristiana, sì. Secondo me, per quel poco che mi si è, diciamo così, apparso leggendo il Vangelo, non ha niente a che vedere il comportamento della Chiesa verso la donna, eccetera, con quello che c'è stato l'insegnamento di Gesù, il comportamento di Gesù Cristo nella sua vita. Credo che rientri con San Paolo, però, Penso che sia stato esatto. Il cristianesimo non si inizia con Gesù Cristo, il cristianesimo di adesso lo ha elaborato San Paolo, fatto come si fa. Gesù Cristo, credo che dal Vangelo risulta che già frequentava moltissime donne, addirittura il Gera Mantegnesto seguito dalle donne. No, ha avuto delle relazioni con Marta, Maria, casa, cioè, ma dico, non si sa bene cosa facesse. Dico da quello che puoi trasparire dal Vangelo, perché lui frequentava, poi non so, ti ricordi quando è andato in casa della peccatrice che la va,
piangendo che aveva i piedi a asciugare quei capelli. Sì, ma non è andato in casa, peccatrice che è andata quando lui era ospite dal fariseo, se non ricordo male, e poi si è arrabbiato col fariseo, che il fariseo non gli ha fatto la stessa festa che gli ha fatto la peccatrice. Sì, infatti. E poi anche quando volevano lapidare l'adultera, eccetera, no? Questo forse in Giovanni non lo conosco bene, questo episodio. Vabbè, ecco, comunque, per quello che posso, che così almeno l'impressione mia è che Gesù aveva un rapporto che non era sessuofobico come l'hanno avuto i suoi predecessori. Non ha mai avuto un rapporto con una donna, quanto si sappia. Non dice neanche il contrario, capisci? Cioè, nel senso che non ha mai avuto una manifestazione di tipo sessuale, non esiste nessuna traccia di questo tipo. Cioè, è privo di sessualità, come fosse proprio un eunuco. Era scelto l'interpretazione. Che poi anche qui è tutto da vedere perché, secondo me, a quel tempo, nella società ebraica, non avere una donna e quindi non desiderare di avere una famiglia e procreare, voleva dire in un certo senso mettersi contro quelli che erano gli insegnamenti. Cioè, per piacere a Dio bisognava avere una famiglia e avere tanti figli, sì, no? Perché attraverso i figli si dimostrava la benedizione di Dio. Quindi Gesù che non avesse a quel tempo. Quindi è un personaggio un po' troppo, come si può dire, alle volte troppo staccato da quella che era la realtà. Sì, lascia spazio al pensiero, no? Mi senti? Sì, ti sento. Lascia spazio al pensiero che ci fosse in realtà una dottrina di fondo precedente all'anno zero, no? Cioè una dottrina essena di fondo, e questa sia stata praticamente messa insieme ad alcuni episodi di qualcuno che ha vissuto, e il sincretismo che è stato fatto specialmente nei primi due Vangeli, Marco e Matteo, in realtà non danno l'esistenza del profeta che loro vorrebbero, ma è una specie di rabbecciatura. Queste sono alcune ipotesi che sono state fatte. Che poi, sì, proprio tu parlavi degli esseni, probabilmente San Giovanni Battista sicuramente è stato molto molto interessato a quella setta, forse probabilmente ha anche vissuto all'interno della setta degli esseni, anche Gesù Cristo. Però una cosa volevo dire, mi sembra che Gesù e Giovanni Battista in un certo senso a quel tempo erano considerati uno in un certo senso un capo spirituale, l'altro un capo politico, no? Perché Israele cercava una guida per poter uscire da quella situazione. Dall'interpretazione che ho dato io sembra che, da quello che dice Matteo e Marco, che la convalida, diciamo, ciò che poteva convalidare la leadership di Gesù fosse data da Giovanni. In realtà era Giovanni che era in grado di avere di convalidare una leadership. Gesù era nessuno, da quello che si capisce, cioè dall'accentuazione che danno gli episodi di Giovanni, capito? Capito, sì. Cioè, sembrerebbe, insomma, però è sempre da giocare con le pinze, insomma. Va bene, grazie. Niente. Ciao, grazie. Sì, beh, ci sarebbero molte considerazioni da fare su un argomento del genere, soprattutto per quanto riguarda alcune cose. Il problema fondamentale del monoteismo che richiede sempre la ripetizione di un modello comportamentale, cosa che ad esempio non avviene assolutamente nel paganesimo. Cioè, nel senso, se uno si ispira ad esempio all'antica, cioè facciamo un discorso storico, se uno si dovesse ispirare all'antica Grecia, all'antica Roma, non ha bisogno di ripetere la figura di Cesare, non ha bisogno di uniformarsi a quel modello. Ha moltissimi modelli, e si richiama a un modo di essere, a un modo di manifestarsi, che è una cosa ben diversa ad esempio dal discorso del monoteismo. Il monoteismo, soprattutto del tipo cristiano, cioè la necessità di uniformarsi a una forma di tipo religioso, ideale, culturale, di idee ben determinata, dando poi adito a tutta una serie di interpretazioni e di equivoci su queste interpretazioni. Nel caso ad esempio di chi si rifà anche storicamente a un paganesimo, non esiste questo pericolo, in quanto non c'è né un testo sacro, né c'è una divinità che è predominante sugli altri. Anche chi volesse rifarsi dal tipo, diciamo così, più in maniera più meccanica, ad esempio all'antica Roma, non starebbe lì a ripetere le forme degli antichi imperatori. Non avrebbe bisogno di dire, siccome questo imperatore si è comportato in questa maniera, io devo comportarmi così. Il paganesimo, anche nelle sue manifestazioni proprio concrete, diciamo politiche e sociali, ha sempre avuto la possibilità di offrire varie forme. Cioè, nessuno, ad esempio, prende per necessario, per essere pagano, ad esempio, ricostruire il Senato di Roma. Non lo reputa necessario, perché il sentimento che trasmettono queste cose, queste civiltà, è ben diverso da quello che trasmette il monoteismo. Cioè, è un discorso proprio di sensibilità, di affinità, di modo di essere. Non c'è bisogno, ad esempio, di andare a scoprire le varie forme di vita quotidiana degli antichi per essere pagani di tipo romano o di tipo greco. Cioè, non serve tornare a essere contadini per dire o coltivare le olive o l'olivo come facevano gli antichi greci per dire io appartengo, ad esempio,
all'entità di tipo religioso greco, di tipo appunto politeista, perché è una forma di vita che può essere contemporanea. Ciao Giampaolo. Dicevo che noi aborriamo la clonazione, ma mi sembra che siamo dei clonatori perfetti perché continuiamo a copiare dagli altri, da quelli che ci hanno preceduto. Sì. Va bene, ma io prenderò quello che mi va bene, ma non è detto che io debba per forza seguire quello che ha fatto il Cristo, il Buddha, il Maometto, eccetera. Esatto. Cioè, non comprendo assolutamente, sono ma un bastardo, così, ma io non riesco a capire perché io devo seguire delle regole. Perché? Capisco a livello razionale, noi altri, per quanto riguarda la nostra vita, ma per quanto riguarda il trascendente, che non sappiamo neanche cosa sia, perché devo seguire le regole che ha seguito uno? L'esperienza che ha fatto il Buddha, per me è irripetibile, lui l'ha fatta, lui ha sentito l'illuminazione, io ne sentirò un'altra di un altro, esatto, tipo. Esatto, sì. Però non capisco perché io debba sottostare. Però se io sono il depositario della parola di Dio, tu devi fare quello che voglio io. Ah, va bene. Se no ti brucio. Va bene, ma grazie e vi saluto. Ciao. Ciao. Sì, infatti tante volte Giampaolo dice che appunto il paganesimo, il panteismo è sferico, appunto perché è come una ruota, si muove, si sposta. Invece il discorso appunto monoteista è statico, cioè nel senso che fissa sia nel tempo sia nel modo di essere un certo comportamento. Noi abbiamo sempre la visione di monoteisti che sono sempre rigidi, perché? Perché devono sempre cercare che nei loro comportamenti l'uniformarsi a un modello che è assurdo sinceramente. Di conseguenza c'è il bisogno del confessore, c'è il bisogno di alcuni comandamenti, c'è il bisogno di stabilire una quantità di comandamenti. Allora, visto che c'è bisogno di questo, Francesco, cominciamo un attimino a fargli tirare le orecchie ai radioascoltatori. Sì. Perché è il problema che, dopo tutto quello che hai detto a Francesco, in effetti è quello che abbiamo sempre detto, cioè noi abbiamo la nostra soggettività ed è importante la nostra soggettività con cui guardiamo il mondo. Cioè noi non ci assoggettiamo a una verità assoluta. Beh, sentiamo una telefonata, poi vado avanti col discorso.